Buonasera e bentrovati, nuova puntata dell'intervista. Questa sera parliamo di teatro e cercheremo eh, di affrontare questo tema da più punti di vista con un ospite qualificato, l'attore Alessandro Idone, che saluto e ringrazio. Ben trovato Alessandro. Grazie, grazie per questo invito. E allora, alla vigilia di un debutto importante, quello di una stagione a quattro stelle che parte sabato prossimo con Liola che ti vedrà protagonista. Beh sì, inauguriamo questa stagione con uno dei capisaldi pirandelliani ovvero Liola e ci sembrava un ottimo modo per ripartire se è vero che questa non è una falsa partenza ma è una partenza a tutti gli effetti dopo il famoso stop dettato dal Covid. Parleremo del cartellone sul finire della trasmissione, ma intanto parliamo di questa, di questa rassegna che ritorna, una rassegna lanciata da Papà Tuo qualche anno fa e che tu hai voluto subito riprendere dopo la morte nell'ottobre del 2018 del grande Gilbertidone. Eh beh sì, ehm, abbiamo voluto continuare, proseguire quella che è stata la sua idea, che nacque ormai ben 11 anni or sono. Perché, perché ci sembrava giusto, ci sembrava doveroso nei confronti e nel rispetto del, del nostro pubblico e di quelli che lui chiamava i famosi soci fondatori. Perché, perché il teatro, secondo me, oggi ha veramente... Mh, una, una valenza ancora più forte di portare la gente nuovamente a vivere, a vivere vuol dire a eh, uscire da casa e a ehm, confrontarsi nuovamente, a ritrovarsi in luoghi comuni, eh, spazi comuni che servono proprio per confrontarsi, il teatro se non è questo allora che cos'è? Una rassegna che tu hai subito preso in mano già nel 2018. Quasi a campagna abbonamenti già avviata. Hai messo, campagna abbonamenti già avviata nel 2018, eh, appena papà è venuto a mancare, guardandoci negli occhi con eh, la compagnia e con eh, la famiglia Mazza, che poi sono i proprietari del teatro Metropolitan, ci siamo detti che fa, andiamo avanti e devo dire che grazie al loro supporto... Eh, inconsciamente, perché solo incoscienza poteva essere la mia, ho deciso di portare avanti la stagione. E devo dire, ehm, prima del Covid eh, avevamo avuto ragione di farlo, perché gli abbonati erano in aumento, eh, il pubblico rispondeva e rispondeva anche bene. Certo, lo stop del Covid è stato forte, però devo dire, oggi vediamo una, una tiepida e timida ripresa e speriamo che questa possa essere l'inizio per... Ritornare a quelli che erano i numeri che avevamo pre-Covid. Dopo quattro anni i risultati si sono visti, segno che eh, Alessandro non è soltanto il figlio del grande Gilberto Donia, ma è anche un, un bravo attore. Ecco, tu hai sempre sentito la vicinanza di tuo papà in questi anni? Ricordo il primo spettacolo del 2018. Sì, devo dire sì. Oh, ehm, non mi ha mai abbandonato, perché ogni tanto se sto facendo qualcosa che non devo fare, sento come se qualcuno mi tirasse dalla spalla e mi, mi, mi facesse capire che forse la strada da percorrere è un'altra. Per cui sì, eh, fino ad oggi sembra che io non sia solo il figlio di Gilberto, ma che qualcosa la sappia fare anch'io. E il pubblico me ne sta dando atto, per questo li ringrazio e non smetterò mai di ringraziarli. Allora, tu facevi accenno alla, allo, ai lockdown per la pandemia da Covid-19, fortunatamente sembra che le cose stiano cambiando anche se ancora dobbiamo tenere alta la guardia come si dice in questi casi, ma c'è un ritorno alla vita normale e anche voi ve ne state rendendo conto. Sì, 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 sicuramente non bisogna abbassare la guardia, questo è il momento anzi in cui bisogna stare più attenti, però devo dire che appunto eh, il pubblico... Comunque piano piano sta tornando, anche se non torna in sala ancora, però viene eh, al botteghino, si prende eh, comunque i De comunque si informa, si informa che non è solo la stagione a Quattro Stelle, ma di tutto quello che è eh, il, eh, la programmazione al Teatro Metropolitan e questo ci fa ben sperare, ci fa vedere comunque una ripresa, una ripartenza, una voglia di stare nuovamente assieme. Ecco, due anni questi del Covid che non avevamo messo in conto nessuno, eh, superati quali, come dicevamo sembra che qualcosa si stia fortunatamente risolvendo, sono arrivati altri problemi, la guerra in Ucraina e la conseguente crisi economica che in qualche modo vi sta anche penalizzando. E eh, purtroppo sì, perché è inutile negarlo. Nel momento in cui arriva un aumento di bollette, e um, un dubbio, una precarietà che nessuno sa dove ci porterà, la prima cosa che le famiglie fanno è quella di tagliare sui divertimenti e sui capricci e purtroppo il teatro rientra in quella eh, sezione, per cui è ovvio che se prima pensavi di fare cinque abbonamenti su cinque stagioni diverse, magari su cinque teatri eh, diversi a Catania, oggi ci pensi due volte, magari ne fai uno e quindi è tutta accaduta è una conseguenza che tocca anche noi. Ad allontanarsi gli adulti e i giovani invece? Eh, purtroppo i giovani, il lockdown ha peggiorato ancora di più nostra, eh, diciamo, questo divario che c'è fra noi e i giovani, perché purtroppo oggi il giovane si, si riconosce, si ritrova solo in quello che è il telefonino, in quello che è il social e ogni tanto bisognerebbe da adulti. Nei confronti dei propri figli, dei propri nipoti, ogni tanto tirare un po' la giacchetta e dire: Vieni un po', vieni, ti faccio vedere che non c'è solo il confrontarsi sul social, ma c'è anche un confrontarsi nella vita quotidiana, nella vita reale che può essere il teatro. Io spero che i genitori e i nonni eh, tornino a, ad avere quella valenza, quella figura che appunto ogni tanto riportavano nella retta via i giovani, che non. Non vuol dire che non devono frequentare il social, perché oggi il mondo è social, è smart e quindi è inutile negarlo. Noi sicuramente ci dobbiamo adattare a questo. Però è anche vero che solo quello è sbagliato, perché solo quello diventa poi quello che sentiamo tutti i giorni. Sentiamo dei ragazzi che hanno problemi perché non riescono a socializzare, non riescono a mh, ad avere. Un rapporto interpersonale dal vivo, e tutta la loro vita gira solo attraverso i social, attraverso le chat. E questo non può essere. Ecco, come compagnia teatrale, come rassegna, voi avete sempre puntato sui giovani. Ricordo anche papà Tuo era convinto che bisognava cercare di aprire le porte dei teatri ai giovani anche con agevolazioni. Ma guarda, noi abbiamo un'agevolazione per gli under 18, per cui tutti i ragazzi che vengono da noi. Automaticamente al Teatro Metropolitan, nella rassegna Una stagione a Quattro Stelle, Gilberto Idonia hanno, hanno subito uno sconto, già solo perché sono giovani, a prescindere da quale posto sceglieranno di occupare. E poi io personalmente, come associazione Gags, ehm, negli anni stiamo lottando per tenere vivo anche quelle che sono le, ehm, gli spettacoli organizzati per. I giovani, quindi nella rassegna per le scuole. Quest'anno saremo impegnati con il Cirano de Bergerac, che ci vedrà tra l'altro oltre che a Catania, impegnati anche eh, in tournée in Sicilia, sia in teatri con spettacoli serali, sia con matinee appunto dedicati soprattutto per i giovani. È un tentativo, è un modo per cercare di riavvicinare i giovani, anche se io sul fatto del matinee sono sempre un po' scettico perché. Non dobbiamo eh, mettere i giovani da parte e dire no, loro a loro facciamo uno spettacolo diverso per loro solo la mattina. Perché il ragazzo deve imparare a stare insieme a noi anche la sera, quindi si deve sedere, si deve rapportare con quelli più grandi e con noi eh, che siamo in scena. Giovani lontani dal teatro, non solo tra il pubblico, ma anche sui palcoscenici. Ma devo dirti che anche lì il ehm, le... Sai cos'è? Il lockdown ha, ha di colpo condensato tutto, quello che sarebbe stata una, una naturale eh, evolversi delle, delle cose, è stato pressato, compressato, e eh, in due anni abbiamo visto un'evoluzione che forse eh, sarebbe successa in dieci anni. E quindi oggi ci troviamo eh, in questa situazione di eh, vedere. Da una parte, dei giovani che si allontanano proprio perché ormai la loro vita è chiusa negli smartphone o nei, um, negli iPad, nei, nei, tablet. Uh, nei tablet, scusa, non mi veniva il termine. E, però dall'altro lato ci sono tanti giovani che invece si stanno riavvicinando al teatro perché la vedono una forma per tornare a vivere, a comunicare e a, ad avere un rapporto umano. Eh, vis -a -vis. Per cui devo dire che da un lato ci fa ben sperare, perché io vedo tanti giovani che si avvicinano, tanti giovani che vogliono frequentare scuole di teatro, che vogliono frequentare il teatro, quindi questo mi fa ben sperare. Diciamo che un po' la, la media, l'età media, a teatro la stiamo abbassando, poco, ma lo stiamo facendo. Quanto è importante la formazione per chi si avvicina al teatro? Tu hai fatto tanta, tanta gavetta, oggi magari i giovani credono che basta partecipare ad un corso per poter diventare degli attori. Beh, quello che oggi ci rovina è il talent. Mi dispiace doverlo dire, però è così: perché spesso eh, i ragazzi, anche da noi, vengono che vogliono fare un'esperienza teatrale. Ma eh, la prima cosa che eh, ti chiedono, eh, o meglio, quello che loro pretendono è subito arrivare. Oggi c'è la corsa all'arrivare, a diventare subito famosi, ad avere subito 100 battute e a poter fare i protagonisti. Purtroppo per arrivare a questo devi fare un po' di gavetta, ma anche per te, perché se no rischi di mh, bruciare delle tappe che invece sono fondamentali, importanti per la tua formazione, per il tuo essere. Eh, sicuro e sereno sul palcoscenico. La formazione è la cosa più importante che ci sia, è il nostro paracadute. L'unica cosa che ti salva quando sei sul palcoscenico è la formazione, è sapere come comportarti in determinate situazioni e questo lo puoi sapere e comprendere solo avendo fatto la gavetta. Che ricordi hai di quegli anni? Non è passato molto tempo. Tu ti sei formato allo stabile di Catania? Oddio, qualche annetto ormai è passato, però ma guarda, io ricordo appunto il rigore. Io ricordo, oggi purtroppo quello che vedo da parte dei giovani è il pressappochismo. Il loro, la loro attenzione è come un po' l'attenzione che hai sul social: 30 secondi, un minuto, a due minuti già si stancano, eh, già non hanno più voglia di, di, di stare attenti. E invece purtroppo. Purtroppo quello che io ho imparato nella scuola era l'attenzione, il rigore massimo. Noi riuscivamo a stare anche 7-8 ore sopra un palcoscenico, tutti concentrati, tutti attenti e tutti pronti a riprovare e a ricominciare sempre da capo, perché se si sbagliava bisognava fare in modo che tutto fosse pulito. Nessuno, niente era mai lasciato al caso, niente era approssimativo. Invece oggi purtroppo ma anche nella televisione, anche in tutto quello che facciamo, si vede del pressappochismo, si vede che tutto molto è lasciato al caso. Che per carità, se da un canto il caso può dare vita a spontaneità, a, classica alla classica improvvisazione, però non deve diventare sempre tutto improvvisazione, perché sennò diventa tutto scialbo, tutto sciatto. E poi all'improvvisazione solo i grandi artisti ci sanno arrivare con l'improvvisazione a tenere alta la, la, la qualità. Conta avere bravi maestri, gli stessi che poi hanno creduto in te, che ti hanno permesso di conquistare ruoli importanti al cinema ma anche in televisione. Non c'è dubbio, i maestri servono, tutti noi abbiamo, o abbiamo avuto dei maestri, ma io tuttora ce li ho, cioè se ho lasciato il mio, i miei primi maestri che potevano essere mio padre e Lamberto Puggelli, oggi mi ispiro e cerco nuovi maestri. Non puoi andare avanti senza un faro da seguire, un fanale che ti guidi. al netto del Covid e dunque dello stop legato alla pandemia, che momento sta attraversando il teatro in Sicilia e in Italia in generale? Ma il teatro è sicuramente in un momento di crisi. Però, come tutti i momenti di crisi, io sono fiducioso che dalla crisi eh, c'è la possibilità di una rinascita. Quindi eh, spero che la crisi eh, sia il trampolino serva da trampolino di lancio per una nuova drammaturgia, un nuovo bisogno di esprimersi, perché sicuramente oggi quello che ci manca è la drammaturgia, ci mancano le parole. Oggi siamo mh, spesso ci rincorriamo e cerchiamo di trovare i riprendere i testi di tradizione, i testi che sono stati per carità grandi testi, però oggi quello che ci manca è una drammaturgia contemporanea, quello che praticamente nei primi del Novecento fecero Verga, Pirandello, Rosso di San Secondo, eh, Martoglio, cioè erano eh, tutti degli autori che ogni giorno sfornavano dei testi nuovi, testi che ovviamente era inevitabile, erano contemporanei e attuali. Oggi noi ci manca quello. Secondo me. Manca solo questo oppure l'aiuto delle istituzioni è venuto meno in questi anni? Sicuramente bisognerebbe anche passarsi una mano sulla coscienza e capire che eh, la, la nostra mh, drammaturgia, il nostro teatro ha bisogno anche delle istituzioni e le istituzioni quello che possono fare è ovviamente eh, rimodulare quelli che sono i finanziamenti, non dare sempre solo grandi somme ai grandi teatri, perché i grandi teatri se, teoricamente, se sono grandi, già hanno un introito che è dettato appunto dagli abbonamenti, dai biglietti, dallo sbigliettamento. Bisognerebbe avere il coraggio ogni tanto di dare delle somme anche a delle giovani compagnie, anche a dei giovani. Certo, ovviamente con dei progetti interessanti e dei progetti che hanno una visione che non sia sempre solo uh, fine a se stessa, ma che magari punti a un incremento negli anni, a una crescita negli anni, anche a 5, a 10 anni, quindi progetti che siano magari più visionari. Alessandro, durante la pandemia voi siete stati tra le categorie più penalizzate, ne abbiamo parlato in queste, in queste settimane. Ecco, gli aiuti del governo sono arrivati e vi hanno permesso di sopravvivere, ma c'è qualcuno che ha dovuto cambiare mestiere? Eh beh, purtroppo sì, perché in realtà gli aiuti sono arrivati, però anche lì, in un primo momento arrivavano notizie confusionarie che non erano chiare, non si capiva eh, chi poteva accedere, chi non poteva accedere. Sicuramente il Covid ci ha, re, ci, ha fatti, ci ha fatto capire che siamo una categoria molto, molto precaria e che già se era precaria in una situazione ordinaria, nel momento in cui è arrivato il Covid, quindi in una situazione straordinaria, la precarietà si è sentita tutta. Ahimè, a discapito, appunto, di colleghi che non fanno più questo mestiere, di gente che ha dovuto abbandonare, di gente che ha cambiato completamente il proprio eh, lavoro e di noi che siamo rimasti appesi a quello che avevamo, ma lo facciamo con grande fatica e ripartire oggi è veramente difficile. Spero che, appunto, il pubblico ci supporti in modo da poter poco tempo uscire da questa emergenza, perché noi ci siamo tuttora nell'emergenza. Tu lo dicevi fra le righe, c'è questa voglia di tornare alla, alla normalità, ma ci vorrà del tempo, secondo te, per avere i risultati che si avevano prima del Covid? Io penso che passeranno almeno 3-5 anni prima di rivedere una situazione, non dico normale, ma che abbia la parvenza della normalità. Perché, perché appunto um, eh, la macchina del teatro è una macchina molto complessa, molto arzigogolata e questa macchina si è fermata. Ora farla ripartire eh, comporta degli sforzi, anche economici, non indifferenti e prima che questa macchina eh, ritorni a camminare da sola eh, passerà del tempo. Parliamo adesso di cose, di cose belle. Tu non hai soltanto ripreso la stagione a quattro stelle di tuo papà, ma anche un one-man show che Gilberto Idonea portava in giro per il mondo. Eh, si chiama L'importanza di essere idonea, allo spettacolo che tu hai anche recentemente fatto. Sì, ehm, guarda, <coughs> è stato eh, come si dice di necessità virtù. Durante l'ultima stagione. Ahimè una compagnia si è trovata qualche giorno prima del debutto a Catania al Teatro Metropolitan bloccata dal Covid perché due attori sono risultati positivi in compagnia e quindi hanno dovuto mettere tutta la compagnia in quarantena. A quel punto ho deciso nel giro di qualche giorno anziché bloccare la stagione anche noi e quindi fare saltare lo spettacolo. E recuperarlo chissà quando ho deciso di andare lo stesso in scena riproponendo uno spettacolo che secondo me è, è um, più che uno spettacolo è una lezione spettacolo è uno di quegli spettacoli che chiunque chiunque è siciliano dovrebbe almeno vedere una volta ma non perché ci sono io attenzione anzi perché i temi che vengono affrontati, perché la storia che viene raccontata all'interno di questo spettacolo è tutta una storia nostra e che quindi può diventare... Un piccolo patrimonio che ognuno di noi porta con sé. Quindi ho ripreso questo spettacolo con questo spirito e con questo, con questo spirito continuo a farlo in giro perché poi ce l'hanno chiesto eh, in estiva e devo dire, ovunque arriva questo spettacolo ha un grande successo: un grande successo perché all'epoca già papà lo aveva congegnato come una grande macchina da guerra, lo ammetto, e io quindi mi ci trovo dentro e mi trovo a mio agio anche perché ne ho viste tante repliche. Io all'epoca curavo anche la regia, quindi conosco veramente bene lo spettacolo e, e viverlo dal punto di vista dell'attore mi sono reso conto che è veramente una bellissima esperienza che ogni giorno riempie anche me, perché il pubblico quando ti segue, quando si emoziona con te non può che esserci questo scambio di energie che è bellissimo. Per quei pochi che ancora non lo avessero visto, nasce come un omaggio ai grandi padri del teatro siciliano con temi ancora attualissimi. Esattamente, nasce come omaggio ai grandi padri del teatro siciliano, ai nostri autori che hanno reso grande la Sicilia. Appunto, ehm, tutto parte da, dal pensiero che spesso si pensa che il nostro Nino Martoglio è stato un autore di serie B se non addirittura di serie C perché? Perché siccome siamo abituati che i testi di Martoglio spesso vengono fatti dalle compagnie amatoriali e quindi c'è stato un abuso di questo teatro si pensa che è un teatro minore e invece pensate proprio Martoglio è stato un motorino per la Sicilia, è stato un uomo che era avanti anni luce rispetto a quello che era il suo tempo in cui è vissuto, è un uomo che quando ancora non esisteva Cinecittà a Roma, lui aveva già la sua casa di produzione cinematografica a Catania, un uomo che ha preso la compagnia con Angelo Musco ehm, e con grandi caratteristi siciliani e l'ha portata in giro per il mondo, non solo in Sicilia, in Italia e all'estero estero e lui fra quelli fra i, gli autori che riavvicinò Pirandello al teatro in questo periodo c'è un famoso film che sta girando al cinema proprio su Pirandello ebbene dovete sapere che fu proprio Martoglio che andò a cercare il professore Pirandello che non voleva più scrivere per il teatro e lo convinse a tornare a scrivere per, per il teatro e scrisse poi Grandi spettacoli come il berretto a sonagli. Com'era giusto che fosse? All'interno del tuo spettacolo c'è anche una parte dedicata a papà. Ovviamente sì. A quel punto, eh, quando ho ripreso lo spettacolo, ho deciso di eh, mettere a confronto, in parallelo, la vita di, Marto, di, scusate, di Musco con eh, la vita di papà, perché stranamente hanno delle similitudini. Eh, Musco ebbe la notorietà grazie a un articolo che scrisse una sera. Renato Simoni al Teatro Olimpia di Milano, ebbene papà eh, ebbe la fortuna di diventare una compagnia di giro nazionale e internazionale grazie a un articolo che scrisse Furio Colombo sul giornale La Stampa. Quindi ci sono tante pic tanti piccoli aneddoti che avvicinano la vita artistica di mio padre con quella di Musco. Nello spettacolo tu tratti un tema recente e attualissimo che è quello dell'emigrazione. Sì, l'ultima parte dello spettacolo, già papà lo dedicava appunto ai nostri emigranti che sono partiti con la famosa valigia di cartone e, e sono sempre partiti mai per spirito di conquista, ma per sacrificio e per trovare un lavoro. E per alla dare ricerca una, di fortuna. Alla ricerca di fortuna e per dare una dignità ai propri figli, ai propri nipoti. E questa dignità, oggi guardando eh, negli altri paesi, ci rendiamo conto che... Non c'è un paese dove non ci sia un siciliano, dove il siciliano non è arrivato e che comunque ha, non dico conquistato, ma i cuori della gente l'ha conquistato sicuro. Il siciliano è benevoluto da tutti. Ricordo le tournée all'estero di papà affollatissime con gente che arrivava da ogni, da ogni dove. Eh beh sì, guarda, devo dirti che mh, soprattutto negli ultimi anni noi arrivavamo mh, ma da Filadelfia a Washington, da San Paolo a mh, non lo so qualsiasi altra città, dovunque arrivassimo papà era sempre benvoluto e anzi lo aspettavano perché ormai era un appuntamento, una consuetudine, ogni anno papà portava il nostro teatro, le nostre tradizioni in giro per il mondo e quindi sì, era sempre un bagno di folla. Tu pensa che addirittura a San Paolo una sera eh, uno spettacolo, non vorrei sbagliarmi, ma era il Gatta Cicova, abbiamo dovuto replicarlo, Tre sere di fila perché c'era gente fuori, c'era oltre al teatro pieno c'erano altri due teatri fuori che aspettavano di vederlo. E quindi abbiamo replicato per tre giorni di fila che era un fuori programma, che non doveva essere. Parliamo di progetti: cosa ha in cantiere Ma Alessandro Idone? Alessandro Idone in cantiere, c'è una nuova stagione che è partita il 30 di ottobre a Palermo, che spero ci dia tante soddisfazioni, eh, certo è ancora piccola, è appena nata, però siamo fiduciosi che negli anni riuscirà a crescere e a diventare eh, una seconda eh, stagione che mh, sia amata dal pubblico come quella di Catania. Poi abbiamo appunto un Tirano che mh, partirà a gennaio e farà il tour delle, dei teatri in Sicilia per le scuole e poi a dicembre dovrei ripartire nuovamente a Lecce per andare a fare una, una regia lirica per una traviata. Per ora niente televisione. Per adesso non ho il tempo, se, se riescono a fare diventare le giornate di 48 ore allora sì riesco ad arrivare a fare anche quello, se no non ci arrivo più, il tempo non basta. Una domanda che eh, immagino già la risposta: tra teatro e televisione o cinema, cosa scegliere? Ah, questa è una bellissima domanda. Io purtroppo sono innamorato del, del teatro, ma semplicemente perché al cinema e in televisione eh, i tempi morti tra un ciac e l'altro sono veramente troppo lunghi e per un iperattivo come me quei tempi mi, mi annoiano, devo dire la verità. Al teatro invece c'è uno scambio di energia che avviene tutti i giorni, tutte le sere ed è vero, fra me, me la mia compagnia e il pubblico davanti a me. Per cui è inevitabile che il mio amore è per il teatro. Poi non, non disdegno né il cinema né neanche la televisione. Se arriveranno delle scritture che devono essere, a mio parere, interessanti... Sì, ben venga, sono disposto anche a mettere da parte per un po' il teatro e fare cinema. Intanto sabato prossimo il debutto con Liolà, poi cinque spettacoli in cartellone più un fuori abbonamento. Sì, apriamo la stagione con Liolà, 19 e 20 e andiamo avanti con appunto altri quattro titoli in cartellone e un fuori che è con Carmelo Caccamo, eh, questo spettacolo è un omaggio per eh, Cento anni di Verga e appunto omaggiamo Verga con cavalleria rusticana. Stiamo vedendo la locandina. Là, Amore, sono un, un po', po incinta. incinta, non ci resta che ridere, c'è costa per te. E Miser e nobiltà chiuderemo sempre noi con la mia compagnia. È un cartellone ovviamente all'insegna del divertimento. Forse è un po' più serio il Là, ma è sempre un testo molto bello da vedere perché Pirandello lascia sempre. Spazio alle, alle interpretazioni, quindi è un testo che sì, nella sua drammaticità, ma è comunque un testo molto leggero. E poi gli altri titoli sono tutti titoli eh, divertenti: eh, addirittura, Amore, sono un po' incinta. Io l'ho visto due anni fa. Eh, quando lo scelsi ed è un testo molto molto divertente ma anche gli altri non, non c'è uno spettacolo di questi forse Cavalleria Rusticana è l'unica che appunto è un dramma ma per il resto eh, tutti gli altri sono comici grazie ad Alessandro Ridoni abbiamo terminato andate a teatro lo dico anche contro i nostri interessi ogni tanto spegnete <ride> la televisione andate a teatro grazie a chi ci ha seguito da casa appuntamento con un nuovo ospite e con una nuova puntata dell'intervista mercoledì prossimo